Ciao a tutti ragazzi, oggi video uno dietro l'altro. Allora, Asha Yang c'è un caso di coronavirus, quindi oggi andremo a vedere un po' cosa succede in una città cinese quando compare nuovamente il virus. Allora, nel mio residence, diciamo, la situazione è abbastanza sotto controllo, nel senso che non ci sono nuovi comunicati, quindi si può entrare e uscire senza problemi. C'è solamente un contagiato in città in questo momento. Ovviamente, secondo me, ora faranno una campagna di tamponi prima locale, cioè a livello di distretto, per poi ampliarla nel caso di bisogno. Si tratta di un sessantenne che era stato con 12 familiari a Inkou, una città vicino Shenyang, una città marittima, per le vacanze del 1° maggio. Qua ci sono 5 giorni di vacanza, un po' finti, però vabbè. Sono 14, ha fatto un tampone, è risultato positivo e si pensa che questa positività sia legata all'epidemia, alla mini epidemia che è scoppiata a Inkou. Adesso questa persona abita in una zona molto lontana rispetto alla mia, a Hebin, che è la zona in cui comunque ci sono tutti i bar, i ristoranti, proprio a Wenyilu, che è quella strada nella quale io sono andato a mangiare la hot pot con Ciro. Da vicino c'è anche il ristorante di Giovanni, per esempio. Quindi ora il governo di Shenyang sta attenzionando quella zona lì. Adesso è molto interessante come ad esempio le varie società, le aziende, ma anche le scuole, nel mio caso, si stiano comportando. Infatti, si sta chiedendo ai propri dipendenti e agli insegnanti se negli ultimi 14 giorni siano andati a Inkou per capire bene come comportarsi. È una situazione molto delicata che viene però gestita in maniera molto oculata perché l'obiettivo principale è quello di bloccare la catena dei contagi. Questo è il giorno 1, quindi si parte dal picco per andare verso il grande. Ovviamente in questo momento i diretti interessati sono coloro che abitano in quella zona della città. Perché una cosa molto particolare è come viene gestita l'informazione per quanto riguarda i positivi. Infatti, in questo momento a Shenyang, come è successo a dicembre, a gennaio, abbiamo questo nuovo positivo. Già sui siti di informazione vengono messi in elenco tutti gli spostamenti che ha fatto questa persona, ovviamente col nome censurato, negli ultimi 14 giorni, quindi partendo quindi dal 3 maggio fino a ieri. Quindi le persone possono sapere esattamente dove questa persona è andata, in quali orari, e quindi per esempio se io sono andato nel posto X dove è stato pure questo sessantenne positivo, so che devo fare attenzione. Probabilmente sono stato in un posto in cui ho rischiato di prendermi il virus. La percezione che ha il cittadino ancora del virus è quella di un qualcosa di pericoloso, a differenza che in Italia, dove comunque ormai l'informazione ha portato comunque molte persone a farsi un'idea propria del virus, e quindi c'è chi ha ancora paura, c'è chi fa finta di niente, c'è chi dice vabbè, c'è il virus, è grave, però continuiamo a vivere. Qua, avendo sempre avuto una situazione dopo il primo lockdown di serenità, di vita normale, senza coprifuochi, virus, la maggior parte delle persone quindi è molto preoccupata anche da un solo positivo. E anche i giornali online fanno dei video molto d'impatto, con delle canzoni molto forti, molto calzanti, per tenere la tensione alta. Video proprio come questo. Ok, allora secondo me adesso è giunto il momento di andare a fare un giretto in centro per vedere un po' com'è la situazione in questo giorno numero 1 e vedere un po' anche come la gente reagisce.
Mind your health. Quindi la situazione è abbastanza normale al momento, cioè vabbè, sui mezzi pubblici la mascherina è sempre obbligatoria, però non ho visto cose particolari, nuove procedure d'emergenza eccetera eccetera. Adesso sono ritornato al Yao Yao, al K11, al K11, e vediamo com'è la situazione all'interno. Sono entrato completamente senza problemi, quindi qui l'allerta non è altissima ancora. Questo è un buon segno, vuol dire comunque probabilmente la situazione è sotto controllo. Questo è il miglior caffè di Shenyang, probabilmente. C'è un odore fantastico. Però oggi è domenica, c'è molta meno gente di ieri. Questo è abbastanza palese. Perché qui l'obiettivo è solamente uno: non tornare in lockdown, non fermare la città, la provincia, la nazione. Niente, quindi avete visto che ho mangiato una bella fuoco, tutto alla normalità, perfetto, nessun problema. Però sempre poca gente. Crema. Hai che ci siamo scelti. Allora, siamo arrivati a Zhongjie, la situazione avete visto è quasi alla normalità, anche se di domenica uno si aspetterebbe più persone, però niente male, dai. Però sono le 5 del pomeriggio, ancora non so se ci sono aggiornamenti sull'evoluzione dell'epidemia a Shenyang, quindi vediamo come finisce la giornata.
Ok ragazzi, sono tornato da casa, sto per accedere al residence. Come avete visto dal video, sono stato anche in posti abbastanza pieni di gente, come la via dello street food o anche Jonesie. Oggi, cosa molto curiosa, è uscito il nuovo bollettino, quello odierno, hanno trovato un nuovo positivo, una signora, se non sbaglio 81enne. Però sia questa signora che l'uomo, l'anziano di ieri, il 61enne se non sbaglio, stanno bene ma sono in ospedale. Hanno messo circa 60 persone in quarantena, penso che verranno tamponate, domani sapremo se la situazione è grave o meno. Detto questo, allora vi saluto e forse domani faccio il vaccino. Ciao, una buona giornata, serata, bye bye.